una stagione dove sicuramente ci sono dei lati molto positivi, abbiamo avuto dei sprazzi dove veramente giocavamo bene, eravamo in forma e dei sprazzi un po' altalenanti. Questo secondo me è dovuto a vari fattori, sicuramente il Covid, sicuramente la costruzione della squadra, un po' come eravamo, il fatto che comunque ci potevamo permettere poche assenze durante tutto l'anno. Una cosa che comunque abbiamo condiviso con quasi tutte le squadre del campionato, come sappiamo, essendoci il Covid, non c'è pubblico, eccetera, eccetera, le squadre si sono ridimensionate un pochino, a parte ovviamente le super big, e quindi un po' questa cosa ci ha un po' sicuramente influenzato. Allo stesso tempo, sì, probabilmente con un pelo di esperienza in più, un pelo di fortuna anche in più, avremmo potuto giocarci la semifinale con Milano. L'abbiamo dimostrato in quello sprazzo di stagione dove abbiamo vinto 9 partite di fila, comunque 9 partite su 10, sia in casa che fuori casa. Eravamo sicuramente una delle squadre più calde in quel momento, ma credo che sia un po' il leitmotiv di questa stagione, nel senso che comunque è andata così, andava così anche per tante altre squadre, e credo che l'aver costruito un certo vissuto insieme ha fatto sì che comunque siamo riusciti ad arrivare poi dopo nei playoff in maniera super competitiva contro una squadra che stava bene, una squadra che comunque è composta da tanti giocatori, che aveva addirittura il lusso di poter cambiare uno straniero extra a seconda, sì, due stranieri extra a seconda della partita, a seconda della situazione, farli riposare. E quindi niente, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Sicuramente la Champions League è un rimorso, ci sono stati degli episodi anche che non potevamo controllare, che ci sono andati un po' contro. E niente, ci dispiace aver terminato così la stagione, sia in Champions League che in campionato. Secondo me avevamo il potenziale per far di più, quindi quando è così ti rimane un po' di amaro in bocca. Sono molto contento e fiero del lavoro che ho fatto qui a Sassari. Abbiamo creato una cultura, secondo me, tra chi c'era già 2 anni fa e chi ha fatto la finale scudetto fino ad oggi. E credo che comunque sia una cosa, un bene intangibile per la società, però allo stesso tempo siamo consapevoli che i cicli comunque, così come iniziano, sono destinati a terminare, e bisogna ricominciare, bisogna cercare di riportare l'entusiasmo e cercare di riportare tutte quelle che sono le cose positive guadagnate in questi anni, tutte quelle che sono le cose positive che siamo riusciti a dimostrare, e continuare a crescere sia individualmente per quanto mi riguarda che a livello di squadra, sicuramente portando un po' di questa esperienza fatta insieme. Migliore è la nascita di mio figlio, che non c'entra niente con la pallacanestro, però è la prima cosa che mi è venuta in mente quando stavi formulando la domanda. E no, a parte gli scherzi, sicuramente ti dico, non c'è un episodio unico. Sicuramente, secondo me, la sensazione prima di gara 5, comunque all'inizio dei playoff, dove sapevamo che comunque era, tra virgolette, una situazione in cui magari finita la stagione il gruppo sarebbe cambiato totalmente, e quindi, ma già dall'inizio della stagione sapevamo che comunque dovevamo fare qualcosa di speciale, e la volontà, la sensazione durante tutto l'anno di cercare di andare avanti, cercare di vincere e cercare di avanzare il più possibile la stagione in maniera tale da poter stare insieme più tempo. Secondo me questo è un valore ed una cosa super positiva che ho provato durante quest'anno. Sicuramente il momento peggiore, ti posso dire, probabilmente l'inizio, dove ho cominciato quasi subito con un piccolo infortunio durante una gara di precampionato.
che mi sono portato dietro per un bel po', perché poi sono rientrato, poi mi sono rifatto male. Quindi quello è sicuramente il momento per me più difficile e che, diciamo, mi ha fatto prendere la stagione un po' di rincorsa fino alla fine. Parlavo con noi spesso veniamo alla partita insieme con Miro Bilal e mi diceva proprio finito questo episodio entrando poi al palazzetto prima di gara 3 dopo che abbiamo passato tutti i tifosi che ci attendevano all'entrata e mi diceva che lui dispiaceva un sacco per i ragazzi che sono arrivati solo quest'anno perché non sono riusciti a provare il calore dei tifosi, l'affetto dei tifosi come lui l'ha provato all'inizio della stagione passata proprio nel palazzetto, quindi non sono riusciti a vedere la vera Dinamo e di questo gli dispiaceva. Comunque a me ha fatto un po', mi ha fatto pensare, mi ha fatto pensare a tutti i momenti belli passati insieme, a tutti i momenti anche delle stagioni passate dove il pubblico ci ha veramente caricato, ci ha trasportato, la cavalcata fino alla finale, la vittoria della Euro Cup. E quindi semplicemente mi ha fatto apprezzare ancora di più tutto questo. La direzione sia quella, io credo che comunque la direzione sia un po' quello che tra virgolette c'è in NBA, ovvero una fisicità molto elevata e secondo me un limite, uno standard limite di fisicità a cui tu devi rispondere, nel senso i giocatori per essere competitivi devono essere ad un certo standard di fisicità. Se sei sotto quello standard o sei un talento incredibile, come può essere Teodosic, oppure non puoi competere. Probabilmente un giocatore italiano con grandissimo potenziale, secondo me, può essere Procida, un ragazzo che ha un atletismo non indifferente, giovane. Può fare tanto, secondo me, messo nelle mani giuste, comunque in una situazione giusta dove può crescere sia tecnicamente che a livello di comprensione di gioco, può veramente essere un giocatore per il futuro italiano. Champions League, sicuramente un giocatore che mi ha sorpreso col suo atletismo, con la sua dinamicità. La guardia di Saragozza, Ennis. Ennis, che comunque ha fatto sia l'andata che il ritorno ci ha massacrati e l'ho dovuto marcare io per gran parte della partita e poche volte mi sono trovato così in difficoltà contro un giocatore così dinamico e anche il loro modo di giocare gli permetteva di attaccare andando, come dicono gli americani, downhill, in discesa. Quindi molto transizione, cercando di attaccare in velocità ed è una cosa che la nostra difesa e con cui io mi sono trovato in difficoltà. Inside, hands it off to Bilal, gets the score! Bisu now kicks out, Gentile, big three, buonanotte, back in Bears!